Buongiorno, buongiorno cari amici radioascoltatori della Riviera Ionico Messinese. Sono Gianluca Lalimina, questa è una nuova puntata di Radio Empire ospita. E oggi insieme a me c'è il mio amico e collega Robin. Buongiorno Robin. Buongiorno, buongiorno. Oggi è un momento serioso perché dobbiamo fare un'intervista seria. Non è Robin Time, quindi noi facciamo le interviste serie, facciamo le interviste serie per scherzo, diciamo. Oggi siamo contenti perché in mezzo a noi abbiamo un bravissimo attore di Scordia, esatto. E che è venuto a trovarci direttamente da lì, e ovviamente lo conosciamo ultimamente perché lo stiamo vedendo ogni domenica su Rai 1 in questa bellissima serie che è Magari, ed è Domenico Centamore. Buongiorno Domenico. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori, come si dice così, di Radio Empire. Radio Empire. Sono Radio contento Empire. Di essere qua. Ci eravamo sentiti altre volte, un bel po' che dovevo venire. Hai mantenuto la promessa, e questo lo vogliamo dire, siamo contentissimi. All'inizio dicono sempre sono contento di essere qui, ma è tutta una sceneggiata perché si dice sempre così per contratto. No. Lui deve dire come tutti gli ospiti. Però questa volta diciamo che siamo sinceri. Sì, ma è vero, sì, è vero. Il nostro conterraneo. Non avevamo fatto tra l'altro con Domenico altre video interviste, perfetto, ogni volta perfetto. Per la serie. Lui l'ha promesso, io lo devo dire, e ha mantenuto la promessa, ce l'abbiamo fatta. Noi siciliani siamo uomini di parola, da notare, no? Comincia esatto. Subito seriamente questa intervista. Dopo la nostra sigla, ovvero canzone di Lucio Dalla, abbiamo messo la sigla di Magari, no? Che ovviamente è cantata da Ignazio Boschetto del Volo, che anche lui è della provincia di Trapani, e di Marsala, di Marsala, no? Lui è marsalese. E quindi tutta, diciamo, questa sitcom che è ambientata nella frazione di Magari, che è una frazione di San Vito Capo. Perfetto. Un posto bellissimo, anche dalle immagini. Io domenica vedevo Saverio che si faceva sto bagno a mare. Viene pure proprio io, di buttarsi. Lo confermo. Viene proprio di buttarsi. Comunque andiamo sì. Per ordine. No, vai Robin. Sì, stavo dicendo che appunto quando diciamo ho appreso dell'esistenza di Magari, io non avevo ancora capito se Magari era una località o era una delle tante, dei tanti titoli che danno alle trasmissioni eccetera, e ora mi conferma qui in modo autentico il nostro amico Domenico che effettivamente, come diceva poc'anzi Gianluca, che è una frazione di San Vito Lo Capo, peraltro bellissima, dove c'è ogni anno il festival del couscous, ne parlavamo a microfoni spenti prima. Proprio San Vito Lo Capo, che è quello più esatto. Diciamo, il posto più conosciuto è San Vito. Infatti, Magari era un po' meno conosciuto, ora grazie alla serie. Effettivamente la Sicilia va forte nelle fiction, le cose, perché c'è la gente è buona, i paesaggi spettacolari. Ma la nostra terra la nostra terra è meravigliosa, purtroppo. Vabbè, qua ci infileremmo in un labirinto di cose, meglio evitare. Però sicuramente la nostra terra i siciliani, è meravigliosa. Esatto, i siciliani già lo sanno. È un set cinematografico a cielo aperto. Sì, come infatti non ricordo chi ha detto che l'Italia in genere, ma in particolare la Sicilia, è un museo a cielo aperto. Perché tu dove appena fai 20 metri trovi una fontana antica, un castello, una cosa. Perfetto. Però sì, recentemente sono stato al castello di Nelson, che è a Bronte, esatto, mi trovavo per cause per fortuna, insomma, sì. E siccome io Nelson lo so che è un azio Nelson, quello della famosa battaglia, facevo ma che c'entra questo qua, e poi ho scoperto andando lì e chiedendo che non so se è un re, qualcuno gli ha dato per una battaglia vinta. Anche lì c'è una storia di John Woodhouse, di Marsala. Andiamo a prendere una storia bella. No, infatti, non per annoiare, ma era per dire appunto per confermare se ce ne fosse bisogno. I posti bellissimi della Sicilia. Ma andiamo al nostro gradito ospite, Domenico, Domenicuccio, dall'alias. Ma ti chiamano Domenico o Mimmo normalmente gli amici? No, mi chiamano Domenico. Ah, ecco, io preferisco Domenico, però può capitare. Io ho un nipote che si chiama Domenico, lo chiamiamo tutti Domenico. Alcuni chiamano Mimmo, non si capisce. Capita che qualcuno mi chiama Mimmo, non da ci che fa cosa, niente, non m'arrabbio. Da che cosa nasce? Ma da dove nasce Domenico Centamore? Dove nasce? Ma da buon siciliano. Mio papà aveva un fratello che non ha più, che si chiamava Domenico, e quindi mi ha messo il nome. Noi siamo cinque figli, quindi il primo tocca il nome del papà. Sì. Il secondo tocca il nome dell'altro papà. Sì. E quindi era tutta le tradizioni, regola. Le tradizioni. E quindi io che ero il terzo dei maschi, praticamente mise questo nome Domenico, che è il nome del fratello di mio papà. Io pure, infatti, io avevo due fratelli, i miei primi due fratelli, sono il terzo figlio maschio.
poi sono altre due femmine, e i primi due fratelli i nonni. Poi dicevo, che mettiamo? Dice, mettiamo Robin, così tanto per cambiare. Sono stati un po' fantasiosi. Senti, la domanda che ti faranno tutti, ma io non posso esimermi dal porla, sottolineo dal porla. Come inizi ad fare l'attore? Domanda molto... Dice, vero, da scordia, dice questa. Intanto ho iniziato, mi piace raccontare questa cosa, ho iniziato che finendo le scuole le medie, disse a mio papà, io voglio fare l'attore. Mi pare giusto. E mio papà, cioè, mentale, oh, bello, con calma, mi disse, no papà, ora non ti preoccupare, ora ti passa. Che gli era sembrato, scusa, ma questa risata mi è venuta spontanea. Mi sembrava forse immaginavo la scena, per questo ridevo. Mi sembrava forse una malattia, qualcosa, ma invece io ce l'avevo dentro questa cosa, e quindi lì è partita. E questo è stato proprio un inizio un po'. Poi io ho la fortuna di avere uno zio in famiglia che aveva una compagnia teatrale. Quindi c'è sempre un aggancio. C'è sempre, abbazzicavo, ragazzi, questa compagnia, ho fatto qualcosa anche con mio zio. Sono passato con un gruppo di amici che facevamo, allora erano gli inizi dei cortometraggi. Quando c'era. Si è iniziato. Stiamo parlando degli anni più o meno? Stiamo parlando 70, 80, 90, 80, 2000, 80, parliamo 80. Proprio 80, agli albori. Certo. Sì. E da lì, e lì mi innamoro della macchina da presa, mi piace questa cosa, capisco che, e insomma, e piano piano sono cresciuto fino ad arrivare poi praticamente ai primi provini, ho fatto qualche comparsa, io ho fatto proprio la gavetta quella, sono partito dalle comparse, poi figurazione speciale. Che poi è la più bella, perché ti permette di avere una competenza, è dura però è la una comprensione delle parti, delle cose, sicuramente professionalmente ti fa crescere tanto, quello sì. Sì, in effetti alle volte se non si ha l'aggancio giusto, nel senso buono del termine, ti serve più che altro non tanto per la raccomandazione in sé, che non è, adesso non è questo il problema, no, ma per dire, per darti la via, ecco, ti instrada in qualche modo. Sì, se sì, tu non trovi il bivio giusto, ecco, a me questa mi è venuta così, scusate, se nella vita non trovi il bivio giusto, alle volte ti capita un bivio, se vai a destra o vai a sinistra, ti cambia la vita, insomma. Com'è? Io la vedo sempre che uno deve credere nei sogni. Sì, questo sicuramente. Per me era un sogno fare l'attore, ci ho creduto fino alla fine, insomma. Naturalmente devi avere l'umiltà, la forza di volontà, tutte queste cose qua, però poi d'altronde noi siciliani siamo come napoletani, diciamo, come la Campania, parlavamo prima dei napoletani. Credo che in fondo l'Italia meridionale abbia degli attori in nuce, cioè, perché? Certo. Perché noi, avendo avuto dominazioni da tutte le parti del mondo, dovevamo difenderci dal potere del momento, e quindi dovevi praticamente non far trasparire il tuo vero pensiero, e quindi dovevi recitare, certo, per non essere soppresso, in generale, e quindi generale. Probabilmente è una specie, come dire, una legittima difesa dell'io del meridionale che mi fermo qua, giuro che mi fermo qua. Sì, facciamo una piccola pausa. Bravo, musicale. Te lo stavo dicendo, Gianluca è fantastico. E ritorniamo subito anche dopo. Siamo in vero ospita con Domenico Centamore. Allora, Domenico, noi ci ricordiamo che dalla prima serie di Magari il tutto inizia con questo abbraccio anche con Saverio Lamanna, che è Claudio Gioè. Però noi ne abbiamo parlato anche l'altra volta nella scorsa intervista che abbiamo fatto io e te. La casualità vuole che comunque tu e Claudio già siete molto amici da prima. Sì, io e Claudio ci conosciamo dal 99, quindi, e guarda caso, quella volta quando Claudio viene chiamato per fare Saverio Lamanna corrisponde nel periodo che Claudio, dopo 27 anni che viveva a Roma, anche lui decide di tornare in Sicilia e di tornare a Palermo, perché lui è palermitano. E quindi c'è questa coincidenza che lui torna a Palermo, arriva a Palermo e gli arriva questo provino. Da questo provino poi a me arriva il provino per Piccionello, e c'è questo incontro con Claudio, diciamo, questo reincontro, diciamo. Anche perché era anche una vecchia scommessa che avevate fatto, che voi due fatto, noi dice due. Prima o poi dobbiamo fare qualcosa fare insieme, questa commedia insieme, proprio fissati con questa cosa, perché tutte e due abbiamo questa cosa, sai, sto feeling, siamo diversi, però del recitare, diciamo, sì, recitazione. No, anche caratterialmente siamo quindi una bella coppia. E mi pare che il successo di Magari sia anche questo, che io e Claudio, sì, insomma, riusciamo a essere una coppia, che non è facile nel cinema, e sì. Poi secondo me negli ultimi, credo, 10-15 anni, insomma, in televisione le coppie al maschile non ce n'erano. Vero. C'era ormai sempre la bella di turno, l'attore che faceva il protagonista. Infatti. E invece con Magari, grazie anche alla penna
di Gaetano Sabatteri, che insomma secondo me ha scritto questi due personaggi, Saverio Lamanna e Peppe Piccionello, che sono due aspetti nostri, sono le nostre, la nostra Sicilia, le due parti, cioè il Saverio Lamanna è il romano, che cioè praticamente il siciliano che parte fuori, poi torna un po', fa alla con puzza, la puzza sotto il naso, sai, no? Per le cose nostre siciliane, e incontra invece Piccionello che ci c'è un momento, tu sei stata a Roma, però ma qua siamo in Sicilia, ma poi in Sicilia ci sono anche le cose belle, certo, e soprattutto ci tengo a precisare che Macari non ha, scherzosamente diciamo, non c'è una coppola, non c'è una lupara, non ci sono i fichi d'India, cioè i luoghi comuni sono scomparsi, infatti c'è una Sicilia nuova, una Sicilia che secondo me è quella vera, poi perché ormai noi è molto più vera del commissario Montalbano, infatti volevo dire questo. Il commissario Montalbano è là, entra praticamente la, come posso dire, Camilleri è una cosa inventata, praticamente un mondo. Una Sicilia di Camilleri molto poetica, Macari è completamente diverso. Infatti ho potuto notare nella puntata di domenica scorsa, io non l'avevo, in verità non l'avevo mai visto, perché ma le fiction italiane sinceramente però questa Macari la deve ecco vedere. Appunto, infatti adesso io obbedirò diligentemente. Domenica c'è un'altra puntata, un'altra domenica, volevo devi vedere tutte. Come dire, evidenziare una cosa che mi ha colpito in questa fiction, che ma come si chiama? Fiction è spagnolo, tedesco, ma italiano come si dice? Fiction. Sceneggiato. Sceneggiato. Qua siamo tutti americani. Allora, ho notato una cosa che mi ha fatto molto piacere, devo dire, anche perché alleggerisce la sceneggiatura appunto dello svolgimento della trasmissione, insomma, dello sceneggiato. Come faccio un esempio per capirci, cioè Montalbano è uno sceneggiato più poliziesco, perché c'è il morto, quello che è, quello indaga, poi ogni tanto fanno qualche scena d'amore, diciamo, con Zingaretti, che dovrebbe essere una specie di James Bond che fa ammaliare le donne, ma non è molto credibile secondo me. Lasciamo fare un tuo punto di vista, ecco, bravo. Non lo dico per offesa, insomma, alle volte capitano, ecco, una parentesi ho potuto notare, ci sono le scene d'amore, insomma, che sono infilate là, si capisce che sono infilate quasi a freddo, insomma, ma lasciamo stare questo. Invece ho notato che a Macari nello sceneggiato che tu brillantemente interpreti insieme alla Manna, come dire, c'è una percentuale di commedia brillante che è sicuramente maggiore, voglio dire, in proporzione, che ne so, Montalbano c'è, diciamo, 90% poliziesco e 10% brillante, invece su Macari ho visto che un buon 50% dello sceneggiato sono battute, sono più, è veramente tipo commedia brillante. Non so se avete presente i film di Fabio De Luigi, quelle che sono quelle commedie brillanti, ecco, mi ha fatto piacere, perché proprio alleggerisce il contesto e lo rende più gradevole, più simpatico, poi con le battute che fai tu, insomma, queste sono ormai come dire, proverbiali, e quindi stavo dicendo, diciamo, questo mi ha colpito questa cosa, non so se conviene oppure mi sbaglio, ecco, dimmi tu, questo è quello che appare al telespettatore al mio occhio. Diciamo che Montalbano è un poliziotto, Montalbano è un commissario, Saverio Lamanna no, Saverio Lamanna è un giornalista che ha fatto il giornalista di cronaca, e Saverio Lamanna è la curiosità dei giornalisti che lo porta a indagare su questo, e poi le indagini che fa Saverio Lamanna sono delle indagini, insomma, morticino non sono grandi delitti, e quindi questa cosa è un po', è uno spunto per fare la sceneggiata, diventa anche una commedia anche per questo, mentre invece Montalbano, commissario Montalbano, sono due mondi diversi, sicuramente, anche il siciliano, se tu vedi il siciliano di Camilleri, ma è quello che dicevo prima, siciliano, però, che poi si parla molto in italiano, ormai in Sicilia si parla in italiano, ho dei figli che insomma il siciliano lo conoscono poco, ormai parlano tutti in italiano, l'evoluzione della specie, come direbbe Darwin. Bene, facciamo un'altra piccola pausa musicale, ritorniamo subito. Allora Domenico, io ti chiedo subito sempre una domanda in riferimento al personaggio di Macari, ovvero Peppe Piccionello. In queste due puntate abbiamo visto tanti aspetti di Peppe che magari immaginavamo, che però abbiamo avuto la certezza in queste due puntate che ci sono state. Intanto un Peppe innamorato.
Che mi ha colpito, no? Perché fino a diciamo poco tempo fa c'era la figura di Saverio Lamanna, che era un po' sciupa femmina, no? E Peppe lo guardava ammirato, come dire: guarda qua, dice, c'è questa, c'è quella, c'è questa, c'è quella, compagna di università. Stiamo parlando in base a quello che le puntate che già ci sono state e che abbiamo visto. E poi abbiamo visto anche un Beppe Piccionello campione di box. No, perché comunque ha dato un pugno a Steso poi nella prima puntata, l'uccisore, certo, l'omicida, certo, no? Che era questo maestro di box, che un po' se la sentiva, e poi all'improvviso arriva lui, gli dà questo gancio e lo stende a terra e dice: ah, io nel mio passato a Genova, quando era al porto. Si scopre anche nella seconda puntata, si scopre che Piccionello sa anche il francese. Sì, vero, sa anche il francese. Il discorso è questo, che Peppe Piccionello ha questa biografia meravigliosa. Ecco, infatti stavo domandando da dove uscire. È un personaggio da scoprire, perché bene o male Saverio Lamanna si vede che è questo giornalista pieno di cultura, però un po' si va a capire, no? La figura che è un po' seriosa, diciamo, che fa questa, ora si cimenta a fare questo professore in questa scuola dove fa questo corso di giallo, no? Cioè, però invece Peppe si sta riscoprendo sempre più una persona che comunque bizzarra, simpatica, ma sempre rispettata da tutti. Ma infatti la bellezza di Peppe Piccionello, di questo personaggio, è proprio questa, sta in questa cosa che molte volte tu, appunto nel caso di Piccionello, vedi una persona molto semplice, certi aspetti anche buffa, con le sue infradito, i suoi pantaloncini e le sue magliette un po' strambe, però invece di grande profondità e di grande il suo, tra virgolette, la sua biografia è immensa praticamente. Infatti se tu vedi, c'è Saverio Lamanna che glielo dice ma io, dice Peppe, dice, ma la tua biografia è un uomo da scoprire, c'è da scoprire, perché praticamente sì, quest'anno poi c'è questa versione innamorata che a me piace tantissimo, perché fa vedere il lato tenero, il lato sentimentale di Peppe, che non ci conosceva, e questa è una parte, che è un aspetto, quest'anno è anche più collaborativo nelle indagini con io scherzosamente dico siamo più staschiacci, ma soltanto per i colori, perché lui è biondo, lui è chiaro, sì, io sì, sono sì, scuro, sì, però diciamo questa versione di Peppe Piccionello è Saverio Lamanna, quindi diciamo che io dico che Peppe Piccionello è cresciuto, ecco, diciamo. Piccionello è il nome originario dei romanzi, oppure è inventato? Tutto è ambientato. Peppe Piccionello. Tra le altre cose, un'altra cosa secondo me spettacolare e bellissima è che voi, a parte far apprezzare anche questo territorio selvaggio, questo territorio che comunque sa un po' di Africa alle volte, no? E lo andate a vivere anche con i mezzi del tempo, perché vede questa Citroën Meari degli anni 70, che è una cosa a cui lui è legatissimo, perché una cosa pazzesca, perché la macchina della mamma di Saverio Lamanna, che la lasciò appunto in questa casa di vacanza, e quindi poi Saverio Lamanna la ristruttura e la rimette di nuovo in movimento, e quindi è classico di loro due che camminano con questa Meari, meravigliosa Meari. Ma si vede anche che tu al bagno con la pesce arrivi con questo ciao, questo sì, questo motorino d'epoca, che anche questo è molto bello. Certo, ma perché allora si vede sempre che Peppe Piccionello è sempre legato alle tradizioni, questa cosa non la abbandona mai Peppe, e quindi in quel caso si procura un mezzo di trasporto che per lui è un mezzo anche nuovo, infatti glielo dice, no, dice, meno male che c'era il motorino di mio cugino nuovo. No, ma loro sono fantastici, Peppe Piccionello e Saverio Lamanna, veramente raccontiamo questa Sicilia bella e questa leggerezza, però con tanta profondità, con tanti un modo di raccontare la nostra terra, secondo me, moderno, ecco, e questa è la forza di Magari. Per te penso che, Robin, è stato anche difficile correre con gli infradito in alcune situazioni, tipo quello è un sacrificio, a scendere negli scogli. Infatti io appena vedevo il programma dicevo: ma Domenico, come avrà fatto a fare tutte queste strade impervie con l'infradito, a volte anche correndo? Quella fa parte del lavoro, mi tocca camminare con questo infradito. Ecco, possiamo cogliere l'occasione
farci raccontare qualche aneddoto di, sì, che magari è capitato. Tipo dopo 4 mesi, per esempio, io quando vado a poi mi capita di andare al mare per conto mio, certo, c'ho le infradito tatuate sul piede perché l'abbronzatura è proprio, sì, 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 a forma di infradito, chiaramente, ecco, girando per giorni e giorni. Sì, sì, perché quando giri 4 mesi con, ecco, quelle, dicendo quelle infradito. Quanto tempo ci si impiega? 4 mesi, noi giriamo per una puntata soltanto? No, per tutte e quattro puntate. No, no, no. Ho capito. 4 mesi di in genere fare, immagino, l'estate. Sono un mese per puntata, diciamo. Ah, cioè, nel periodo buono, sì, maggio, giugno, solamente va dalla primavera all'estate. Quest'anno abbiamo girato aprile, maggio, giugno e luglio. Abbiamo toccato anche agosto, diciamo. Il tempo è, sì, 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 da sì, noi sì, il tempo sì, è buono a prescindere. La seconda stagione, per esempio, abbiamo girato un po' che toccava anche l'inverno e quindi ho sofferto un po' di più perché, insomma, vabbè, certo, cioè, a novembre girare un infradito, infradito e fantarocina diventa, come il famoso film di cose, diventa di un po' più complicato, però vabbè, ma quello fa parte del nostro lavoro. Io dico sempre ci su chi dica su su ne due notte farò pane, non parliamo di quelli che io faccio uno dei mestieri più belli al mondo, lo faccio proprio veramente perché l'ho voluto io, sì, l'ho, sì, l'ho sognato fin da bambino, quindi voglio dire ben venga a proposito anche delle, qualche sacrificio di quando girate, cioè i 4 mesi voi praticamente siete H24 a girare o fate delle pause che sono un giorno libero? Allora, nel caso, come funziona? Ecco, lo dico, sì, perché sicuramente gli ascoltatori avranno la curiosità, sono curiosi, e noi approfittiamo, allora, dell'occasione. Nel caso mio e di Claudio che siamo, diciamo, i protagonisti, insomma, giriamo tutta la settimana, quindi noi giriamo praticamente da lunedì a sabato. Quindi avete la domenica libera. Solo la domenica libera. Infatti io in quel periodo non mi trasferisco a Trapani, vivo, certo, a Trapani, certo, per 4 mesi. Che voglio salutare tutti i trapanesi perché questa costa ci ha accolti in una maniera veramente, vabbè, tutta la provincia di Trapani ci vogliono bene, e devo dire gente fantastica. Trapani è una città, io ci vivo 4 mesi, ed è veramente un posto incantevole, invito ad andarci, sì, perché sì, veramente ma San Vito ne vale Capo, la pena, Stella ne vale del la pena. Golfo, bellissima, noi giriamo da Mazzara, bellissima, Marsala, da questo lato, poi dall'altro lato arriviamo fino a Castellammare del Golfo, Scopello, poi Santa Margherita, Custonace, sì, sì, insomma, sì, sì, Custonace. Siete stati anche a Gibellina, sì, sì, quest'anno, sì, sì, abbiamo fatto, però ne parliamo dopo, certo, di certo, questo, certo, certo, a tra poco. Domenico, concludiamo la nostra bella chiacchierata parlando di altre curiosità del tuo personaggio, è vero, di Peppe Piccionello, che, come abbiamo detto, abbiamo visto anche questo Peppe Piccionello innamorato, no, di Asra, che è questa cuoca che fa parte del ristorante Albergo Merilù, no, dove andate ogni tanto a mangiare. Ed è stata bella la scena pure che tu arrivi con questa bella cassetta di ortofrutta che ti aveva dato tuo cugino, la caponata, no? Noi chiamiamo, sì, che, sì, sì, bravo. E che tu entri in cucina e poi Marilu sveglia, fa sembri casi, dove, come per dire qua carta sì, ci cova, insomma, sì, sì, giustamente Peppe cerca di anche sotto la spinta, diciamo, di Marina Tadde, che è la sua ex, diciamo, quella che aveva avuto lui questa storia d'amore, che gli dice tu non devi rimanere solo, insomma, sì, devi, quindi lui sotto questa spinta poi vede che in quel momento vede Saverio Ramanna e Suleima che si riappacificano, sì, e lì capisce che forse è il momento di, insomma, di cercare una compagna, una compagnia, e quindi siccome gli piace Asdra e va e si presenta là per cercare di, però diciamo che dobbiamo vedere come va a finire, no? E difatti domenica lui è sicuramente innamorato, esatto, ora, difatti domenica su Rai 1 vedremo il continuo, speriamo, perché ci che sono viene ricambiato, dai, le altre due puntate, ricordiamo, domenica 3 marzo e domenica 10 marzo. Perfetto. Che vanno a concludere queste 4 puntate della terza stagione, e anche Peppe Piccionello, anche Saverio Lamanna ora giustamente, e infatti tu mi hai anticipato perché poi tra le altre cose c'è questa figura di Peppe Piccionello che va oltre e vede alcune situazioni che non vanno bene, no, ovvero questo Giulio che è arrivato dal nord, vecchio compagno d'università di architettura di Suleima, che però forse ha un'altra intenzione. Ma infatti, e poi c'è questa professoressa, grande ammiratrice di Saverio, che anche lei possibilmente ha qualche intenzione. C'è Peppe, quindi Peppe per vigila, togliere Peppe vigila. Peppe vigila, quindi per togliere le malefatte, quindi non fa, ma perché dire, non facciamo conoscere Giulio e Michela? Infatti.
Ma ci è andata male, questa ci è andata male, questa puntata ci è andata male. Diciamo che Peppe quest'anno ha appunto tante gatte da pelare. Però è anche l'amico degli studenti, perché poi anziché fargli prendere queste merendine imbacchettate che fanno male, ci va col carretto. E qua c'è la profondità di Peppe Picciolello, sì, perché dice: ma scusa, si devono mangiare queste cose che fanno male. Allora il buon senso contadino, diciamo. Si inventa questo Peppe Picciolello. C'è la merenda dei studenti, dei campioni, e fa queste granine, queste cose molto naturali, genuini, che per noi, per la Sicilia, quindi anche lì si vede un po' questo spirito paterno, no? Sì, che gli fa: Peppe, me lo dai, tu fa gioia, chi vuoi? Ma perché Peppe Picciolello è così, anche se non ha figli, però lui ha questo. Ma infatti è un fratello, un amico, uno zio di tutti, va, diciamo. Ripeto, tutti e due i personaggi sono meravigliosi proprio per questo motivo, perché è la nostra Sicilia, e questa riusciamo a farla vedere in tutti gli aspetti brutti e belli della nostra terra. Ma come dicevamo prima, il problema è che i siciliani hanno avuto nei secoli questo problema di avere una faccia e un retrofaccia, ma non perché sono doppi, perché dovevano difendersi, come dicevamo prima. Senti, una bella aneddoto. Sentivo parlare di l'infradito poco fa. Di che si tratta sta storia? Illumina i nostri ascoltatori. No, con l'infradito è giustamente girare con l'infradito è un po' più complicato. Molte volte lo capisco, io non lo sopporto. Lo sopporto. Molte volte si rompono, e quindi lì magari finisci la scena con un piede con l'infradito e un piede scalzo. Hai visto? Magari gli ascoltatori i telespettatori si porranno la domanda: dice, ma come, che prima? Per esempio, una cosa bella un aneddoto che posso raccontare bello, che ero sul camper, insomma, in pausa pranzo, e mi bussano sulla roulotte, dove c'è il mio camerino. Sì. Quindi io apro e c'era una signora, dice: me la fa una cortesia. Gli dà un chilo di arance, cioè. Mi ha dato l'infradito di suo figlio, dice: me l'autografa. Fantastica, ragazzi. Ormai queste infradito sono diventate. Mamma mia, ho dovuto autografare l'infradito del figlio, praticamente. Che poi diventano da sciocchezze, come si contano. Un'altra, sono andato a ritirare un premio, mi pare, ad Agrigento, dove scherzosamente mi avevano combinato, invece di darmi il premio, mi hanno dato queste infradito. Sono diventate famose queste infradito, ragazzi. Ormai mettici il tuo nome. Si potrebbe fare il brand di infradito e magliette, tra l'altro. Poi c'è il brand delle magliette. Esatto. Comunico che le magliette sono in vendita, perché mi arriva una richiesta. Immagino, sono fatte apposta per. Le fa solo mia cugina Emma. E le fa solo per Picciolello. Fanno parte della sceneggiatura, quindi non sono commerciali. Non sono commerciabili. Anche se sono, devo dire, meravigliose. Ma perché Peppe Picciolello, già da lì si vede, è un personaggio libero. Io dico sempre. Da lì si vede la sua libertà. È una specie di grillo parlante. Da lì la sua libertà. Dire. Lui se ne frega di sapere alla manna che lo critica. Lui ha le sue infradito, le pantaloncine. Pensa che i pantaloni lunghi portano malattie. Quindi, addirittura. Ma questa è la saggezza. Io aggiungo. E in Sicilia essere libero è una vittoria. Sì, è vero. Diciamo, in genere, proprio lo dicevo oggi, che l'uomo veramente libero è se stesso. Adesso non mi ricordo, Aristotele lo diceva questo. Senti, scusa, volevo dire questo, che hanno chiamato per sapere a quante altre fiction, film, cose hai partecipato, immagino innumerevoli. Ne vogliamo citare qualcuna? Dilla tu stesso, di quelle che ti ricordi, che ti hanno fatto piacere. Facciamo così: che hai qualche ricordo? Io ho iniziato con il primo film importante della mia carriera, è stato I 100 Passi. Ah, sì, quello 100 Passi di Marco Tullio Giordana. Sì, dove fantastico, appunto lì inizia la nostra amicizia. Credo anche con Claudio. Esce nel 2000. Esce nel 2000. C'era Loverso che faceva. Da lì faccio subito dopo La meglio gioventù, che è sempre di Marco Tullio Giordana, da lì inizia la mia carriera. Un'altra tappa importante è La Matassa. Perché fin lì io avevo fatto sempre film, serie, mafiosi, fatto il divo di. No, ancora non l'avevo fatto. No. Però dalla Matassa in poi esce fuori questo personaggio comico di Ignazio della Matassa, e quindi
diciamo un'altra tappa importante della mia carriera, fino ad arrivare poi a Piccionello. Okay. Nel frattempo io ho fatto Barie di Tornatore, Il Divo di Paolo Sorrentino, Anime Nere di Francesco Munzi. Il Divo per esempio l'avete fatto? Il Capo dei Capi, ho fatto Il Capo dei Capi, che sempre ecco lì, incontrandoci con Claudio. Ho fatto la serie televisiva e il film della mafia uccide solo d'estate di Piff. Ah sì, quello di Piff. Però la memoria, quelle che mi ricordo sono era giusto per come dire, esaudire un desiderio dei nostri ascoltatori, sì, che sono sempre affezionati e ci ascoltano da tutte le parti del mondo. Una piccola pausa musicale. Certamente. Ritorniamo per altri due dettagli su Magari e poi salutiamo il nostro ospite. Prima di passarti la parola, Robin, per l'ultima curiosità, volevo un attimino fare l'ultimo appunto sul nostro ospite, quindi sulla figura di Beppe Piccionello, che si trovano pure a Gibellina, in questa città meravigliosa che è stata distrutta dal terremoto del 1968. Però si apprezzano tutte queste sculture, tutte queste opere d'arte che tutti allora i galleristi e grandi artisti nazionali e internazionali vennero per poter ricostruire questa città. Tanti gibellinesi allora se ne andarono all'estero, purtroppo per questo accaduto, e ci fu poi questo festival, no, organizzato da questo Leone, no? Che era di Gibellina, e Saverio venne chiamato per fare da moderatore, ovviamente Peppe era sempre con lui. E la prima cosa che chiedeva Peppe, dice: ma di mangiare non ce n'è. E quello è un altro aspetto di Peppe Piccionello, con il mangiare. E vabbè, perché io in un'intervista molte volte mi fanno: qual è il tuo cibo preferito? E mi piace rispondere: no, io sicuramente mi piace il salato. Poi li guardo e faccio: il salato, sì, però anche, cioè, mi piace anche il dolce. E mi piace il dolce, il salato, insomma, il cibo italiano, dolce, salato, e il siciliano soprattutto, è meraviglioso. Anche perché poi quando si va da Marilù e si cucina e cucina Marilù, anche là si mangia anche pure lì bene. Parliamo del punto delle cose nostre siciliane, se tu vedi quando addenta un cannolo Peppe Piccionello, insomma, gli dà alla grande. Ma anche la merenda dei campioni, la merenda che dà a Saverio, ecco, gli involtini di pesce spada. Di pesce spada, che freddi sanno molto, ma molto più buoni. E infatti pure Michela lo disse, diceva: freddi sono la fine del mondo. Devo dire che l'aspetto del cibo, ecco, Magari è curato molto, diciamo, e Peppe Piccionello è un esponente, insomma, di quello che apprezza il mangiare di Marilù. Poi Domenico, tra le altre cose, tu sei stato molto bravo, perché essendo catanese ti sei un po' cimentato in questo dialetto più occidentale, no? Sì, sì. Perché diciamo, per Claudio è più semplice che di Palermo, però Palermi, per te però magari fare attenzione a certe cose. Abbiamo avuto un piccolo problema con le arancine. Ecco, stavo dicendo proprio quello. Nella prima, non ricordo se è stata nella prima o nella seconda stagione, c'era una scena dove gli dico: no, le arancine non te le devi mangiare, e lui mi risponde: no, io l'arancina me la mangio. È successo il finimondo tra catanese e palermitano. Io dico arancina, vabbè, ma è sempre la stessa cosa, la puoi mangiare ed è sempre buona, ma questo sicuramente. Sì, anche perché noi qua sul catanese lo sappiamo, siamo abituati a dire più carusi, no? Invece dicono picciotti, picciò. Quindi è una cosa. È la dimostrazione che la Sicilia, l'Italia, ma in particolare la Sicilia, è un museo a cielo aperto anche linguisticamente. Perché sì, ci riportiamo tradizioni di secoli indietro. Robin, l'ultima curiosità, e poi salutiamo il nostro ospite. Sì, la curiosità, diciamo, che penso che possa essere utile a tutti gli ascoltatori. Intanto volevo aprire una parentesi, ma neanche una parentesi. Noi, chi sta ascoltando il nostro grande Domenico Centamore, lo sta ascoltando dalle onde di Radio Empire, e dobbiamo anche dirlo questo. Assolutamente. Perché noi ci facciamo prendere, succede alle volte che a me trasmissione. E si trova Radio qua a Furcisicolo, niente proprio di meno che mica in Florida. A Furcisicolo, proprio di Furcisicolo. Allora, come no Peppe Picciorello, ma come Domenico Centamore, io un ricordo bellissimo. Ho colto un aneddoto subito. Da ragazzino, io ero nella rappresentativa catanese, mi ricordo, perché giocavo anche Peppe Piccionello, Domenico Centamore ha giocato a calcio. Non ha giocato a calcio in Italia. E quindi venne a giocare in questo campetto di Furcisicolo. Avevo un ricordo di questo campetto. Poi si vedeva anche il mare quasi, praticamente. E quindi, guarda caso, ora sono tornato. Infatti, stavo chiedendo qualche
non tanto un aneddoto, ma come dire, una memoria che ti è rimasta impressa di qualche sceneggiato che hai fatto, di qualche scena che ti è rimasta impressa, così, sai, alle volte capita, uno ci resta impressa una cosa della vita, anche da ragazzo, cioè in questo caso nell'ambito della sceneggiatura di tantissimi ma il film. Il luogo, tu dici? No, anche no, un luogo, anche la scena del luogo, così, una cosa, diciamo, che i posti che sto per ora girando su Magari sono uno più bello. Ecco, cioè, ogni posto che noi giriamo, vabbè, lo c'è la spiaggia, la cala di Santa Margherita, sì, Monte, sì, Cofano, sì, e tu dici, ma che è più bello, cioè, sì, quasi qualche diventa ricordo, quasi ecco, una qualche sfida, ricordo quasi legato a qualcosa del genere, chiedevo, sì, insomma, sì, 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 c'era la spiaggetta appunto di Santa Margherita. Il ricordo è che il regista in questa scena, che è praticamente la spiaggia è tutta con ciottolini di pietra, sì, che io lo preferisco, venne la sabbia, la, ecco, si infila da tutte le parti, gli venne la felice idea che io mi dovevo togliere le mie infradito e darle all'attrice, mia, che poi era in quel caso un personaggio, che poverina con le scarpe, con i tacchi non poteva camminare, così lei si metteva le infradito e io, come camminavo, scalzo, ovviamente le pietre erano infuocate a 40 gradi all'ombra, mamma mia, ragazzi. E quel giorno, insomma, è stata dura, insomma, questo è un ricordo bellissimo, questo qua abbiamo estrapolato dalla grande memoria di Don Bene Bruno. Siamo arrivati purtroppo alla fine. Va bene. Noi vogliamo ringraziare Domenico Centamore, che è venuto a trovarci, certo, che mi ha tenuto la parola, ma io personalmente non avevo dubbi. Ma siciliano, ringraziamo anche Viviana Ronzitti, sì, che anche lei è l'ufficio stampa che ci ha permesso di metterci in contatto, e anche lei è squisitissima e gentilissima. Ringrazio anche Robin. Ma figurati, è stato un onore veramente, a me questa puntata. Non è che capitano tutti i giorni queste cose. grazie quindi mille. Non mi sono fatto pregare più di una volta. E ricordiamo, domenica 3 marzo, domenica 10 marzo, 21 e 25 su Re 1, Magari, le ultime due puntate. Mi raccomando, che farà Beppe Piccionello? Questo è grande. Io vi ringrazio comunque, ringrazio tutti i radioascoltatori, si dice, no? Radioascoltatori e tutta la provincia, insomma, mi raccomando, seguiteci, perché ne vedrete delle belle con Peppe Piccionello.